Ciao ragazzi, sono il Pazzerello, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video molto diverso perché è un video dove praticamente, come già avete già letto dal titolo, il ricordo di Stefano Mischitelli, che sarebbe il mio amico e tutte le altre persone che conosco che sono il suo amico, altre cose, che è venuto a mancare più o meno sul 25 di settembre era venuto a mancare. E praticamente ieri qualcosa lì, il 24 di febbraio, che oggi è il 24 di febbraio, è il suo giorno di compleanno, che avrebbe fatto 50 anni. E praticamente ho fatto questa cosa qui, questo video, perché volevo fare un video molto particolare. Cioè che ci sono queste persone che sono i miei amici e tutte le altre persone che lo conoscevano che hanno fatto gli auguri a Stefano. Spero che questo video vi piace. Io vi lascio il video. Buona visione. Auguri a Stefano, i suoi grandi 50 anni, mi mancherà tanto in questo periodo. Era un bravo ragazzo, lo sappiamo, però con lui poche volte uscivamo insieme a lui. Lui c'era il suo, era bravissimo, era molto bravo e molto intelligente. Lui ci piaceva sempre quando faceva il cavallo, come diceva che faceva, che aveva una banana in tasca, la sua benedetta banana in tasca. E boh, niente altro, si parlava poco, lui e io si parlavamo pochissimo e niente, questo non ho più altro da dire e da spiegare perché non ho più altre idee, non ho più proprio zero pro due, zero. Stefano, mi mancherai, i miei 50 anni del soggiorno, mi mancherai a soggiorno, mi manca questo gruppo, sei bravissimo a fare il cavallo, la gallina, sotto l'ascella, con Daniela, con Federica Emanuele, quando mi giocava la banana a Gualtiero. Auguri Stefano, è un bravo ragazzo, mi manchi tanto, amicizia e anche il gruppo. Stefano, c'è anche la persona. Buon compleanno Stefano. Mi manchi e ti voglio bene. Che è una brava persona, Auguri Stefano, mi manchi tantissimo e anche se ti amo, mi manchi lo stesso. Ti voglio bene. Ciao Stefano, un buon compleanno il 24 febbraio, mi manchi tanto Stefano, ti voglio bene, ti prego per te, mi tieni, ti prego per te e ti penso nel cuore, ti penso sempre Stefano, ti voglio bene Stefano, ciao ciao. Ciao Stefano, sono Francesca. Faccio questo video per augurarti buon compleanno e per dirti che qua giù manchi a tutti. Abbiamo fatto una cena in tuo onore poco fa ed è venuta molto bene. Abbiamo pensato a te, abbiamo parlato di te. In particolare di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di te e della tua felicità, del tuo rendere il gruppo migliore, del tuo fotografare ogni momento felice delle nostre giornate. Per cui, niente, io volevo ringraziarti perché sei stata una persona importante e nulla. Farti un grande saluto e un abbraccio. Ciao Stefano. Ciao, non so se si senta il mio audio, come si può vedere sono alla stazione e anche la mia faccia non è delle migliori perché sono appena uscita dall'influenza e l'unica cosa che volevo dire, che mi sento di dire, io sono Elisa, appunto ho conosciuto Stefano l'altro anno ai soggiorni estivi e
Cavoli, mi dispiace tantissimo per quello che è successo, però l'unica cosa che mi sento di dire è che vorrei che tutti quanti noi ce lo ricordassimo per com'era, come l'abbiamo conosciuto e visto i soggiorni estivi, ad esempio. È sempre sorridente, sempre con un sacco di voglia di fare cose e di aiutare gli altri. Niente, io finisco qua il mio video e un bacione a tutti quanti. Caro Stefano, in questi giorni ci sarebbe stato il tuo compleanno, invece te ne sei andato via davvero troppo presto. Noi ci siamo conosciuti la scorsa estate, a luglio, a Rimini. È stato bello conoscerti, è stato bello conoscere la tua intraprendenza, è stato bello vedere con quanta passione facessi ogni cosa e ti ricorderò sempre dietro alla tua macchina fotografica dalla quale vedevi il mondo. Ti vogliamo bene, è stato un periodo rapido, breve, quello in cui ci siamo frequentati, il tempo di una vacanza, però non ti dimenticheremo mai. Ciao e un abbraccio forte, da qui verso dove sarai ora. Buon compleanno Stefano, ci mancherai molto quest'anno e in particolare a me mancheranno molto i tuoi fotoclick, un abbraccio. Ciao gigante buono, tanti auguri di buon compleanno, ci manchi veramente tantissimo. Tanti auguri per i tuoi 50 anni, ovunque tu sia, so che starai festeggiando come facevi sempre con noi. Ti voglio bene, ci manchi un sacco, ciao. Ciao caro Stefano, pensavi che non c'ero io per farti gli auguri, eh? Bene, io sono qua adesso che ti sto facendo soprattutto gli auguri dei tuoi 50 anni, che oggi sarei con tutti noi, avresti comunque compiuto 50 anni, ma oggi è proprio il giorno dei tuoi 50 anni, se fossi stato qui con tutti noi, e va bene. Comunque devo dirti tante cose Stefano per te. La prima è che mi manchi tantissimo e che ci manchi tutti noi del gruppo, perché quando abbiamo saputo la bruttissima notizia, io soprattutto l'ho saputo da mia madre, che lei voleva all'inizio non dirmelo subito, però poi non ce la faceva tenersela proprio per un bel po' di tempo, me l'ha detta esattamente il giorno dopo, praticamente quando il giorno prima che tu eri mancato, che hai perso la vita, che purtroppo, guarda, non ce l'aspettavamo nessuno di noi di questa cosa. E siamo rimasti veramente molto dispiaciuti, io soprattutto anch'io, anche se abbiamo litigato in passato. A me non me ne frega niente se abbiamo litigato in passato, anche quando ci siamo appena conosciuti, perché comunque alla fine dei conti comunque abbiamo fatto pace grazie comunque agli educatori del gruppo, ma soprattutto che ci hanno sempre dato una mano su tutto quando avevamo i problemi, e comunque siamo ritornati amici, siamo ripresi l'amicizia lì. Poi mi mancano le tue fotografie che facevi sempre ogni volta quando ci vedevamo, portavi sempre la macchina fotografica, sei in uscita con gli amici, con il gruppo e poi anche con il soggiorno, in tutte le cose del mondo. E poi mi mancano soprattutto i tuoi versi, il verso della gallina, il verso del cavallo, che soprattutto quando mi facevi anche sia le telefonate quando andavamo in uscita o quando vedevi il cavallo alla gamma lì, quando andavamo col gruppo, facevi sempre il verso del cavallo, io lì mi sono sempre scoppiato a ridere, ci hai fatto sempre ridere Stefano. E poi vabbè, ci manca soprattutto vabbè quando vabbè usciamo tutti insieme, altre cose, poi le fotografie come ho già detto lì. Poi una cosa soprattutto da quest'estate che avevamo fatto il soggiorno, è una cosa che mi ha fatto assolutamente ridere, è proprio quello che ti sto dicendo adesso. Adesso ti mostro anche cosa ho qui in mano, che adesso sono a casa di mia nonna, perché l'ho trovata proprio lì. Io già ogni volta che la penso, quando vedo questa cosa, mi fa già pensare subito a te. Te lo ricordi questo? Ogni volta che vedevi qualcuno che mangiava questa banana,
o quando la vedevi, la prima cosa che dicevi che vedevo sempre io, che mi scoppiavo sempre da ridere al soggiorno, anche quando vedevi la nostra educatrice Federica del gruppo ICS Torino che mangiava la banana, dicevi ti sei magnato la banana, eh? E tu ti scoppiavi sempre da ridere, anch'io mi sono scoppiato da ridere come tutti gli altri, soprattutto Mario e gli altri, ci siamo scoppiati troppo da ridere. Io capisco che comunque quando vedi la banana dicevi sempre questa cosa, che poi la banana in realtà, ti dico la verità, è la mia frutta preferita, quindi quando la vedo anche a me piace. E poi vabbè, niente, mi manchi tantissimo, ti pensiamo sempre Stefano, ti vogliamo sempre bene, non ti dimentichiamo mai, soprattutto noi ragazzi del gruppo, la tua famiglia soprattutto, mi sarebbe piaciuto tanto conoscere veramente ancora di più la tua famiglia, altre cose così. Ho conosciuto tuo fratello Vittorio che stava con te in casa, ho conosciuto Silvano che è una bravissima persona, ho conosciuto tua sorella che anche lei ti ha dato sempre una mano, quasi tutto. Poi so che tu hai anche una nipote che si chiama Elena, che io la conosco molto bene perché andavamo nella stessa scuola alle medie. E eravamo solo separati di classe, però l'ha conosciuta e io purtroppo l'ho saputo solamente a Rosario di questa cosa che Elena era la tua nipote e io quando l'ho saputo lì ero veramente molto dispiaciuto, però devo dire che Stefano, che comunque Elena è veramente ha avuto una nipote bravissima e soprattutto dico anche una cosa alla nipote Elena che devo dire assolutamente che hai avuto e avrei sempre uno zio fantastico come Stefano. Ci ha fatto sempre ridere, ci ha mai fatto perdere le risate e tutte le cose. Poi quando andavamo, che io e Stefano lì che andavo a casa sua, vedevo che registrava sempre le cassette e ascoltava sempre le sue canzoni, i suoi cantanti preferiti che io mi ricordo bene, i suoi idoli sono il Volo e soprattutto sono i Pooh, che sono sempre stati i loro idoli. Per Stefano, quindi sai, io sono molto contento di aver conosciuto Stefano perché è una brava persona, gli voglio sempre bene, tutto quanto. E ti faccio gli auguri di buon compleanno, Stefano, mi manchi tantissimo, io ti voglio tanto bene, spero che tu da lassù ci stai sempre vicino, ci ascolti, che ci vorrai sempre bene, perché tu proprio questo vuoi, che noi saremo felici per te e che faremo qualsiasi cosa per te e tu spero che ci aiuterai sempre da lassù. Ti voglio tanto bene, Stefano. Ciao ciao. E se questo video vi è piaciuto tanto, ragazzi, ricordatevi di mettere un bel mi piace e commentate qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale Marco Pazzerello e poi il mio canale personale Daniel Pazzerello Signor. E poi schiacciate sempre vicino la campanella dopo essere iscritti in tutti e due i canali che trovate tutti in descrizione. Poi seguiteci su Instagram e su Facebook che io ho scritto tutto in descrizione qua sotto. Ciao ragazzi e buona giornata a tutti e a tutti voi. Seguiteci sempre Marco e Pazzerello e seguitemi sempre, ok? Ciao ragazzi! Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own.
Baby, ram, bam, 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 bam,